qualsiasi cosa di cui si parli, che si parli di Pogba, che si parli di un arbitraggio, che si parli dell'allenatore, che si parli dei dirigenti, addirittura adesso Giuntoli, ancora non è arrivato, ancora non si sa se è ufficiale che l'abbiamo comprato, anche Giuntoli divide tutto, la tifoseria juventina è divisa. Quindi io la domanda che faccio è quando ritorniamo a essere uniti? Non hai mai visto niente di così fresco su YouTube. No, di così fresco, no. Non hai mai visto niente di così fresco sulla Juve. Stay home mode is on. Buongiorno Juventini e mi corazon, how you doing? Come state e soprattutto come state elaborando questo lutto che ci è toccato di nuovo con il nostro Paul durante la partita con la Cremonese, che è stata importantissima, ma vittoria importantissima che ci ha lasciato anche tante buone lezioni, tante buone cose positive, tanti buoni segni per il futuro, per leggere quello che sarà il nostro destino nel futuro. Ma appunto il grosso dramma, no? Il grosso lutto che è quello di aver perso Paul. A questo punto sono usciti i risultati ed è confermato che non sarà di rientro fino alla prossima stagione, quindi come sempre auguri di pronta guarigione in generale a tutti i nostri giocatori quando si trovano in una situazione del genere, ma soprattutto voglio dire a Polpo perché siamo orfani di lui, l'abbiamo aspettato per tutti questi anni, ci ha fatto sperare quando l'abbiamo visto in campo a Las Vegas durante la preparazione estiva, abbiamo sperato quando l'abbiamo visto entrare gli ultimi 10 minuti, gli ultimi 20 minuti e fare la differenza, appunto come nell'ultima partita. Ci abbiamo sperato tanto quando è partito titolare contro la Cremonese e si vedeva un giocatore illuminare gli altri semplicemente toccando la palla nel campo. Quindi continuiamo ad essere orfani di Paul, ma io personalmente non mi arrendo, sarò sempre al tuo fianco come cantavo per Alessandro Del Piero, e visti anche i problemi che questo ragazzo si è trovato ad affrontare e si trova tuttora ad affrontare nella sua vita privata al di fuori di quello che è il campo e gli infortuni, io sento ancora più empatia, mi sento ancora più vicino e ci tengo ancora di più al fatto che lui senta la Juventus come una famiglia. Quindi noi dobbiamo essere la parte buona di questa famiglia, no? Dobbiamo cercare di stargli accanto proprio per questo motivo, perché il nostro fratello Paul sta soffrendo e ha bisogno del nostro appoggio. Quindi per favore, almeno su questo non discutiamo, ma per trovare sempre un lato positivo io partirei proprio dall'infortunio di Pogba, perché la Juve era partita bene i primi 20 minuti quando appunto si è fatto male lui, partita bene e accusato il colpo, perché come l'ha accusato lui l'abbiamo accusato noi tifosi, l'hanno accusato anche i giocatori in campo. Quindi il primo tempo è stato un po' così, si sono visti vari i soliti, direi, vari e i soliti errori tecnici e di scelta per andare ad affrontare un secondo tempo invece in maniera molto migliore, in cui si è vista una crescita esponenziale proprio nella partita da parte di determinati giocatori. Il primo che mi viene in mente è Chiesa, ma per tutta la partita anche Paredes ha fatto un incontro incredibile. Secondo tempo secondo me dominato dalla Juventus, che appunto per trovare un lato positivo in tutto questo dramma, per la prima volta in questo campionato, perlomeno che mi ricordi io, ci fa vedere una situazione psicologica e morale stabile nonostante quello che accade in campo. Più di una volta abbiamo visto gli avversari segnare un gol o l'arbitro annullarci un gol, non darci un rigore che era evidente e palese come una casa, e noi subire la botta psicologicamente, quindi cambiare il modo di giocare, abbassare i ritmi, tirarsi indietro nel campo. Con la Cremonese questo non è successo, nonostante un episodio importante come quello di Pogba, perché io spero che voi non sottovalutiate
quello che abbia voluto dire per tutti quanti, a parte lo stadio che si è ammutolito. Di Maria, nel momento in cui l'hanno inquadrato in panchina, aveva una faccia che parlava da sola, senza poi citare il fatto che è andato ad accompagnare il ragazzo nello spogliatoio, il ragazzo in lacrime nello spogliatoio, proprio per supportarlo moralmente. Quindi bello che la Juve, che la squadra, nonostante un momento difficile, stavolta non si sia abbassata, stavolta non si sia buttata giù di morale, e nonostante abbia dovuto applicare dei cambiamenti all'istante in campo, quindi la famosa gestione dell'imprevisto, no? Come abbiamo parlato più di una volta, nonostante abbia dovuto fare tutti questi cambiamenti, ha continuato la sua partita esattamente come l'aveva impostata dall'inizio. Io credo che questo sia un fatto molto molto importante. Il secondo lato positivo che vedo, l'ho nominato prima, è Chiesa, in crescita nelle ultime partite, ma ha fatto vedere parecchi errori a livello tecnico che invece in questa partita sono andati scomparendo piano piano, mano a mano che ci avvicinavamo verso la fine. Quindi molto bene Chiesa, molto bene gli argentini. Il primo Paredes, che ha fatto una partita incredibile, probabilmente uno dei migliori in campo, se non il migliore in campo. Molto bene Di Maria, che come Chiesa ultimamente mi stava preoccupando un po', perché vedevo passaggi sbagliati e vedevo il ragazzo non essere più così incisivo nell'uno contro uno, visto che è sempre oltretutto circondato da 3 o 4 giocatori ogni volta che prende palla. Invece con la Cremonese è entrato, ha giocato bene, ha fatto un paio di passaggi illuminanti anche lui. Potrei parlare di Fagioli, ma non credo ce ne sia bisogno. Io, ragazzi, spero soltanto, ovviamente come tutti noi, spero che Fagioli giochi il più possibile, perché questo, oltre ad essere il giocatore di qualità che abbiamo a centrocampo, a questo punto senza Paul l'unico vero giocatore di qualità e che tocca la palla in un certo modo a centrocampo, è pure Gobbo. Quindi è più facile impersonificarsi e empatizzare con questi fratelloni, no? Quando lo vediamo baciare lo stemma al petto è sempre una sensazione molto bella, perché ti rendi conto quando lo fanno onestamente, quando invece lo fanno semplicemente per lo scatto fotografico. È chiaro che il nostro Fagiolino lo fa onestamente, lo fa perché è innamorato della Juve, come siamo innamorati noi. Lo spero, come tutti quanti, che lui giochi il più possibile, però io metto avanti le mani e dico, ragazzi, aspettiamoci anche la possibilità che Fagioli non giochi titolare contro il Siviglia, perché sappiamo come Allegri normalmente cerca di impostare le partite, gli piace tenersi qualche freccia, qualche arma a disposizione in panchina nel momento in cui affronta una partita che presuppone la possibilità di tempi di recupero e rigori. Secondo, abbiamo visto Fagioli fare una grande partita senza praticamente mai sbagliare contro la Cremonese. Gli unici errori sono arrivati esattamente negli ultimi 15-20 minuti, quando evidentemente anche fisicamente il ragazzo cominciava ad essere un po' stanco. Mica dico che non ha il diritto di stancarsi, anzi, con tutto quello che corre in campo, visto che è quello che ci butta più energie di tutti, è più che giustificato. Però allo stesso tempo, sapendo che il mister la pensa, vede queste situazioni in un certo modo, mi aspetto anche la possibilità che Fagioli non parta dall'inizio. Se non parte dall'inizio, non, per favore, ve lo chiedo proprio gentilmente, non cominciate con Allegri out, ecco, siamo arrivati alla fine, a sto punto a questo povero Cristiano, visto che non gli abbiamo lasciato il diritto di scelta e la presunzione di innocenza nel momento in cui decide chi va in campo e chi no, perlomeno queste ultime due partite, no? Queste ultime due, tre partite, quelle che saranno, portate pazienza, che poi finisce la stagione e andiamo tutti al mare, non ci pensiamo più. Il terzo lato positivo che vorrei evidenziare da,
la partita con la Cremonese, ovviamente il fatto che dopo aver segnato il primo gol non ci siamo abbassati, e anche questa è una cosa non indifferente. Primo, perché come sempre non è che non ci siamo abbassati con la Cremonese perché Allegri non gli ha detto di abbassarsi e invece normalmente lo faceva. Questi sono sempre i preconcetti che ci facciamo nella testa e che diamo per certo, diamo come per assoluto, no? Come verità assolute e su cui fondiamo i nostri ragionamenti. Non ci siamo abbassati perché per la prima volta in 90 minuti la squadra ha giocato compatta. Squadra corta, difesa, la difesa ragazzi ha fatto una partita incredibile, soprattutto rognosi, aggredivano su tutti i palloni, difesa alta ma aggredivano su tutti i palloni, non gliene scappava uno. Se noi andiamo a giocare con questo atteggiamento abbiamo tante possibilità, abbiamo dimostrato di essere una squadra, non solo una squadra unita, è un gruppo forte fatto di ragazzi che sono pronti a sacrificarsi l'uno per l'altro, scusate le parole. Ma soprattutto tecnicamente siamo in grado di fare male a chiunque, perché tecnicamente abbiamo fatto vedere che siamo in grado di tenere i ritmi un po' più alti di quello che siamo abituati a fare fino perlomeno in questa stagione. Ovviamente il ritmo, la velocità con cui viaggia la palla si vede ancora che è molto più bassa rispetto a grandi team che vediamo giocare in Europa. Però ragazzi, purtroppo i cambiamenti si fanno poco a poco, passo passo, con la pazienza degli uomini forti, con la pazienza dei giganti, no? Con la pazienza dei grandi. Detto questo, i lati positivi penso l'abbiamo detti tutti. Sono partito dal dramma Pogba augurandomi tutto il bene per il nostro polpo, per la pioche, e ribadisco ancora, lo sottolineo con tutto il mio cuore, io ti aspetterò per sempre grande Paul, come cantavo per Del Piero, sarò sempre a tuo fianco e sei la cosa più bella che c'è, eh? E le discussioni, perché non parlare delle discussioni arbitrali, ragazzi? C'è stato l'arbitraggio che è stato scandaloso. Però secondo me ci siamo tutti concentrati su l'argomento sbagliato, nel senso che io ho visto le persone scannarsi su Twitter per il fotogramma del rigore, che ammetto è casuale e è una coincidenza molto divertente il fatto che nel momento in cui, dopo aver controllato tutto quel tempo per il rigore, ti mettono il fotogramma, deve essere il fotogramma in cui la palla sta a 20 centimetri dal piede. Però nel senso, va bene, io quello che credo che non sia questo il problema, semmai in tutta questa situazione bisognerebbe rivedere la regola del fuorigioco, che fa fischiare un fuorigioco veramente dato per l'unghia di un alluce praticamente. Questa è la battuta che ha fatto Milik nelle interviste post partita, no? Bisognerebbe rivedere la regola, ma ci stiamo dimenticando prima di tutto che prima di quel gol annullato c'è un rigore che dal mio punto di vista è clamoroso, perché gli sta facendo praticamente lo sgambetto, quindi le gambe si stanno incrociando, e lo sta spingendo con le braccia, quindi le mani sono appoggiate sul petto di Ealing. Quindi nel senso, io mi concentrerei più sul rigore non dato pochi secondi prima del gol annullato. Però al di là di questo è l'arbitraggio in sé, in tutta la partita, che è stato clamorosamente scandaloso. Io ho visto un metro di giudizio usato per la Cremonese e un metro di giudizio usato per la Juventus. Alla Juventus venivano fischiati falli, adesso il primo che mi viene in mente è su Chiesa, è il primo tempo sulla fascia, no? Quando cercava di prendere una palla, un passaggio lungo sulla fascia, a Chiesa viene fischiato un fallo per un neanche spalla a spalla, anca, lui andava sulla palla, il difensore gli ha sbattuto sull'anca, fallo di Chiesa. A noi
al contrario, non viene fischiato niente, non solo falli dello stesso tipo, ma falli ben peggiori durante tutta la partita. Adesso, siccome tanti mi rispondono, ma perché è un arbitro scadente, un arbitro di secondo livello, un arbitro di bassa fascia. Un arbitro di bassa fascia fa errori da una parte e dall'altra, usa un metro di giudizio che è valido per le due squadre e in generale per la partita che sta arbitrando. Invece io contro la Cremonese non ho visto questa cosa. Secondo me lo scandalo è questo. Ma al di là del problema dell'arbitro, ragazzi, quest'anno veramente qualsiasi sia l'argomento ci dobbiamo dividere, dobbiamo litigare per forza. Cioè, veramente, qualsiasi cosa di cui si parli di Pogba, che si parli di un arbitraggio, che si parli dell'allenatore, che si parli dei dirigenti, addirittura adesso Giuntoli, ancora non è arrivato, ancora non si sa se è ufficiale che l'abbiamo comprato, anche Giuntoli divide tutto, la tifoseria juventina è divisa. Quindi io la domanda che faccio è: quando ritorniamo a essere uniti? Quando ritorniamo a prenderci le nostre responsabilità da tifosi e a supportare questa squadra in maniera incondizionata? Quando succede, signori? Mi devo calmare, stai calma, perché sennò dopo non lo posso venire a dire agli altri, però veramente, cioè, dovremmo ricordarci, anche perché nel caso qualcuno se lo fosse scordato, io vi ricordo che questa è la stagione più clamorosamente disastrosa che abbiamo, perlomeno che io abbia mai visto da quando seguo la Juve, però siamo quasi al secondo posto, siamo in semifinale di Europa League con la possibilità di giocarci le nostre carte, nonostante il nostro giocatore più importante, Paul Pogba, non ce l'ha fatta per tutto l'anno. Quindi io ripeto, secondo me è il caso di stare molto calmi e vedere quello che succede da qui alla fine, però poi ognuno fa pace con la propria coscienza e prende le proprie decisioni, quindi farete come volete. Il pensiero di amore, di amicizia è tanto positivo, nel senso che mi fa salire il sorriso, mi rende veramente allegro, è Kinè. Che bello Kinè, pensare a Kinè che sta lì a scervellarsi su quanti punti, come cambiare, non cambiare punti, eccetera, quello che sarà la risposta finale non lo sappiamo. Però, signori, io vi consiglio di andare a vedere Mike Fusco su Twitter, vi consiglio di andarvi a vedere il video di Guido Vaciago su Tutto Sport e vi consiglio di godervi un po' le cose belle della vita, no? Le cose belle della vita, che in questo caso sono queste piccolezze, tipo il fatto che siamo quasi arrivati a quel livello in cui anche dandoci 9 punti non riuscirebbero a condannarci fuori dalle coppe. Siamo arrivati a livello in cui chissà, magari ci andiamo a giocare la semifinale di ritorno a Siviglia e riusciamo a portare a casa il risultato, e chi lo sa, ridendo e scherzando, la stagione più disastrosa, chissà, Čeferin, Gravina e Kinè, non continuiamo. Io, ragazzi, sono andato lunghissimo oggi, lunghissimo, il video più lungo che abbia mai fatto, però giusto così. Diciamo che per adesso vi saluto, no? Vi lascio con le solite 3 regole, come al solito: stay fresh, stay crispy e stay calma. Ciao belli.